Apriamo queste news della settimana con una notizia sensazionale. Ho fatto il record allo showcase di Nintendo a Milano di One to Switch per quanto riguarda il gioco, quello delle mucche dove devi mungere. Sì, esatto, stiamo vedendo le immagini. Ecco, in 20 giorni di showcase nessuno ha fatto meglio di me. C'era stato qualcuno che ha fatto 14 bicchieri, io ne ho fatti 16. Molto bene, vedete qui che i presenti si congratulano con me. È una cosa straordinaria. Anni e anni di esperienza sembrano avermi conferito questa particolare abilità. Sigla. In questo movimento che, tutto sommato, non è che è da tutti, non è che... L'aggiornamento 4.50 per PlayStation 4, attualmente in beta, aggiungerà delle caratteristiche molto interessanti alla console di Sony. Innanzitutto sarà possibile collegare degli hard disk esterni fino a 8 tera, su cui si potranno scaricare e installare direttamente i giochi e le applicazioni con i relativi salvataggi. Il quick menu sarà leggermente modificato e si potranno anche aggiungere dei wallpaper personalizzati. Si potranno anche inserire dei post nella propria pagina attività e sarà anche aggiunto il supporto ai Blu-ray 3D col PlayStation VR. Questo significa che potrete guardare i film in 3D con il vostro visore gigante pieno di filazzi invece che con degli occhiali comodissimi. Ma la miglioria più interessante del firmware 4.50 la riceve PlayStation 4 Pro con la Boost Mode, una modalità che permette di boostare letteralmente il frame rate di molti titoli. Si tratta di una cosa ancora non ufficiale, ma sulla rete già si trovano delle testimonianze riguardo a titoli come The Witcher 3, Just Cause 3 e Bloodborne con dei frame rate migliorati. E adesso una storia particolarmente triste qualora fosse vera. Un'inchiesta di Kotaku l'ha portata alla luce negli ultimi giorni. Parliamo di GameStop. Anzitutto parliamo del programma Circle of Life incentivato da GameStop, il cerchio della vita, che a quanto pare avvantaggerebbe la vendita dell'usato ai danni del nuovo, arrivando addirittura a spingere i commessi a mentire ai clienti sulla disponibilità dei giochi nuovi, promuovendo quindi la vendita dei giochi usati. Certamente il ricarico maggiore, certamente il profitto maggiore da parte di GameStop è proprio sui giochi usati e non su quelli nuovi, almeno stando a quanto rivelato sempre da Kotaku. La cosa che fa sbalordire è che Kotaku però ha raccolto decine e decine di testimonianze da parte di commessi ed ex dipendenti di GameStop che dichiarano di essere arrivati spesso a mentire spudoratamente ai clienti sulla disponibilità di giochi nuovi e di console nuove per non venderle nuove ma appiopparle usate agli stessi clienti. Ora, ovviamente noi prendiamo le distanze da quanto accaduto. Dal canto nostro possiamo semplicemente dire che l'appeal di un GameStop che adesso si presenta come un accatastamento confusionario di magliette di youtubers, gadget e cinesate varie che non esercitano alcuna attrattiva nei miei confronti, nei confronti di un trentenne che da fuori vede questa massa di cose che sono tutto fuorché videogiochi, ma il fatto di arrivare a mentire sulla disponibilità dei giochi nuovi dicendo che non ci sono per incentivare la vendita di giochi usati ci lascia veramente interdetti. Ovviamente, sempre nell'ambito della completezza dell'informazione, sempre considerando che noi ci stiamo limitando a riportare delle notizie, sì, con qualche considerazione personale su GameStop, ma vabbè, ci stanno, insomma, siamo pur sempre consumatori anche noi, dobbiamo però riportarvi anche delle testimonianze contrarie che hanno negato il tutto, e soprattutto la dichiarazione di Tony Bartel, il CEO di GameStop, che ha dichiarato che la stragrande maggioranza dei dipendenti non mente ai clienti. Vogliamo sempre che ovviamente voi abbiate la vostra coscienza, che vi facciate una vostra idea su ogni cosa che accade e non che andiate sempre dietro alle notizie come se fossero la verità sacrosanta. Quindi vi abbiamo riportato la questione, quello che è stato, quello che è emerso dalle pagine di Kotaku. Ovviamente però attendiamo ulteriori risvolti e speriamo che tutta questa situazione possa essere chiarita una volta per tutte. E intanto Sony ha abbassato il prezzo di The Last Guardian portandolo a 40 euro dai 70 iniziali. Diciamo che Sony ha creduto fino all'ultimo a un gioco che è palesemente di nicchia, pensando che potesse in qualche modo essere accolto come un titolo di massa. Così non è stato ed ecco il motivo del calo di prezzo. Ma non avrebbe avuto neanche senso lamentarsi dei 70 euro iniziali conoscendo il mercato e sapendo quindi che un titolo di nicchia avrebbe ricevuto sicuramente un taglio di prezzo. Parlando di Nintendo Switch, ormai è l'argomento di queste settimane, non possiamo fare a meno di
riportarvi le notizie che si susseguono in questi giorni. Quanto costerà il servizio online di Nintendo con Nintendo Switch, visto che non sarà gratuito come finora lo è stato? Ebbene, si parla di circa 2-3 mila yen in Giappone, ovvero dai 16 ai 24-25 euro, probabilmente si tradurranno in 29,99 euro qui da noi, che comunque non sono poi tantissimi se consideriamo che sono annuali e soprattutto se consideriamo che Nintendo potrebbe utilizzare questa somma proveniente da ognuno di noi utilizzatori del servizio online di Switch per migliorare le infrastrutture, per migliorare il servizio in generale. Kimishima, il presidente di Nintendo dopo Iwata, avrebbe dichiarato di aspettarsi da Nintendo Switch un volume di vendite pari o comunque molto simile a quello di Nintendo Wii. Wow, parliamo di 101 milioni di console, sei sicuro, caro il mio Kimishima? 101 milioni di Switch. Diciamo che tra i 13 milioni di Nintendo Wii U e i 101 milioni di Wii potremmo aspettarci una cinquantina, una sessantina di milioni, eh? Su Nintendo Switch sarà mai presente un dispositivo di realtà virtuale come il PlayStation VR, come Oculus Rift, come HTC Vive? Ebbene, sempre secondo un insider, Nintendo avrebbe dichiarato di essere comunque interessata alla tecnologia della realtà virtuale, purché questa possa non avere dei risvolti negativi sui clienti. Cioè, sostanzialmente, gli utenti non si devono sentire male, non devono avere motion sickness nella maniera più assoluta. Ovviamente per adesso sono tutte voci di corridoio e vi invitiamo a prendere con le pinze queste informazioni. Pokémon è per bambini? Ma che spacchio di trasmissione è che ci decide che Pokémon è per bambini? Sì, io ho i Pokémon e ci gioco, ma che spacchio è? Ma lei magari è grandicello, però ci sono tanti bambini effettivamente che ci giocano. Ma come grandicello? Io ho 16 anni, anzi 18. Ma come? Se li porta malissimo, c'ha la barba bianca. Lo so che me lo porto male, me lo dice pure mia moglie e mio figlio di 24 anni. Però che vuol dire? Che specchio di trasmissione io me ne vado, che ci giudicano pure dalle apparenze. Ma qua se devo farsi, vado a giocare a cosa? A Digimon, Pokémon, come specchio si chiama. Prima che abbiate una reazione simile a quella del nostro pubblico, parliamo dei dati divulgati dalla stessa Nintendo, secondo cui Pokémon Sole e Luna avrebbe avuto successo su un pubblico di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Peraltro il 17% di questo pubblico non aveva mai giocato a un gioco di Pokémon, ma avevano giocato a Pokémon Go. Quindi insomma Nintendo dovrebbe dire grazie a Pokémon Go, e fateci sapere voi nei commenti se giocate a Pokémon e che età avete. E oggi a me toccano le notizie problematiche, vabbè. Recentemente Studio Aperto ha realizzato un servizio sulla coppia di genitori assassinata dai due ragazzi di Ferrara, e ne abbiamo già parlato in una puntata delle news precedente che magari vi riportiamo qui di seguito con il minutaggio preciso per andarvi a recuperare il nostro parere sulla questione. Stavolta Studio Aperto ha tirato in ballo i videogiochi per creare il solito servizio melenso, per creare il solito servizio strappalacrime in cui viene intervistata una psicoterapeuta che in realtà dice cose pure giuste, cioè che i due ragazzi possono volendo essersi fatti influenzare da cinema, televisione, dice per prima televisione, e non ultimi anche i videogiochi, anche se la psicoterapeuta non pronuncia mai la parola videogiochi. A pronunciarlo in realtà è il padre dell'amico del figlio dei genitori assassinati, che sostanzialmente condanna il gesto del figlio in lacrime. Ragazzi, qui si parla di qualcosa di atroce effettivamente. Il padre, magari in un tentativo di discolparsi, quasi disperato proprio per la disperazione, dice: avrei dovuto togliere a mio figlio i videogiochi violenti che sono stati la sua rovina. Adesso, che un padre disperato possa dire una cosa del genere, ci può stare, ci sta tutto. Un padre disperato cerca di discolparsi in qualsiasi modo. Non dobbiamo condannare le parole del padre, così come non dobbiamo condannare la psicoterapeuta che fa il suo benedetto lavoro. Che cosa condanniamo? L'atteggiamento estremamente fazioso e di parte di Studio Aperto, che con un servizio del genere ha fatto tendenzialmente capire che la colpa è assolutamente dei videogiochi, così come i numerosi articoli scritti su chili e chili di carta macchiata da queste parole, che sono sempre uguali, sempre trite e ritrite, come se i videogiochi veramente fossero un male da debellare, senza un minimo accenno a parole magiche come: ma attenzione, perché i videogiochi non sono il male, ci sono tanti videogiocatori che ammazzano tutto il tempo in GTA per esempio, ma poi fuori sono degli agnellini che si spaventano pure delle mosche. Ecco, magari fare i doverosi distinguo sarebbe bene, vero Studio Aperto? Tendenzialmente non avremmo voluto parlarne più, però essendo un po' più grandicelli, avendo più esperienza in quest'ambito ed avendo affrontato il discorso tante di quelle volte, ci siamo sentiti quasi in dovere di doverlo rifare anche questa volta, sperando che sia l'ultima. Grazie.
In questo periodo stiamo lavorando molto per migliorare il canale e anche le news subiranno un restyling. Quindi rimanete con noi, supportateci come volete, per esempio con un like, una condivisione, un commento o anche semplicemente presentandoci a degli amici e magari dite loro: guardate come sono questi belli e bravi. Poi magari non è vero, però va bene lo stesso. E io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Innanzitutto sarà possibile collegare degli hard disk esterni fino a 8 mega. Non ci metti un c***o, 8 mega ci metti... Che c***o c'è da 8 mega? Niente, a me manco le foto. Però manco uno sfondo per il desktop è da 8 mega.